Bene, io chiamo il secondo tavolo con me, quindi Vittorio Ferrorelli, Beatrice Orsini dell'IBC, Chiara Panciroli e Anita Macauda del MODE, che sono tra i nostri partner del concorso Io amo i beni culturali. Io, diciamo, come coordinatrice di questa iniziativa farò un'introduzione a questo al concorso, anche perché molti di voi lo conoscono, ma alcuni sono qui per la prima volta e mi sembra giusto entrare un po' nel merito anche dei nostri obiettivi. Naturalmente abbiamo sentito prima dai saluti delle autorità, insomma, dei nostri colleghi, che Io amo i beni culturali ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani, di avvicinarli in maniera ai beni culturali del loro territorio in maniera creativa e attiva. Sostanzialmente per noi che cos'è importante? Vedere il patrimonio culturale, la nostra sfida è vederlo come un veicolo sì per acquisire delle conoscenze disciplinari, ma soprattutto per acquisire delle competenze trasversali, quelle che l'Unione Europea ritiene indispensabili per la formazione dell'individuo, che sono imparare a imparare, le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, la consapevolezza e le espressioni culturali. E voi vedrete nelle presentazioni dei progetti che si succederanno nella giornata che effettivamente i ragazzi, oltre a imparare qualcosa sul bene culturale, sulla storia, hanno proprio sviluppato questo tipo di competenze. Come funziona il concorso? Lo sapete tutti, è stato detto, cioè ogni anno noi invitiamo musei e archivi a unirsi in partenariato con le scuole per presentare un progetto che è un'idea progettuale che poi può essere finanziata o meno a seconda della nostra anche disponibilità, perché come diceva il nostro direttore arrivano molti progetti e sarebbero molti di più quelli da premiare. Purtroppo non abbiamo la possibilità di farlo con tutti, quindi ne scegliamo una quindicina, li scegliamo con dei criteri abbastanza precisi che sono l'originalità del tema, le modalità comunicative, la partecipazione attiva di questi ragazzi, se realmente si capisce da questa idea che ci viene presentata che saranno loro i veri protagonisti, e il coinvolgimento della realtà territoriale, perché come vedremo e come è stato detto anche prima è davvero importante. I benefici di questo progetto sostanzialmente sono per le scuole quello di offrire una didattica al di fuori innovativa, al di fuori dell'aula scolastica. Per gli istituti culturali, gli istituti diciamo utilizzando questi ragazzi, il loro entusiasmo, i loro punti di vista, la loro capacità di innovare veramente, li aiutano a creare dei prodotti che possono avvicinare altri giovani, e questo è molto importante perché come sapete è un problema per le istituzioni culturali avvicinare i ragazzi, proprio quelli che magari sono dalle medie alle superiori, e a questi ragazzi è rivolto il nostro concorso. Questa edizione per gli studenti poi non ne parliamo, chiaramente loro si sentono veramente di avere un ruolo attivo nella società, è quello un po' che ci viene raccomandato anche dall'UNESCO, cioè che si dia a ognuno la possibilità di partecipare attivamente alla vita culturale del paese, e loro si sentono veramente i custodi, quelli che tramandano alle generazioni successive i beni culturali. I progetti, lo vedremo, sono 15, quelli che sono già stati terminati, sono 15 su 71, perché in tutta l'edizione, cioè i vari Io amo i beni culturali ha portato a termine 71 progetti con migliaia di studenti e centinaia di istituzioni coinvolte. In questo caso abbiamo 23 istituzioni scolastiche, 1600 ragazzi e 65 enti su tutto il territorio. Temi davvero originali, ben culturali incredibili, lo vedrete, e anche prodotti, come è stato detto, davvero innovativi, cioè spot promozionali, video, mappe di comunità, insomma, e anche veri e propri percorsi turistici che poi verranno utilizzati dalla cittadinanza.
Ogni anno noi proponiamo alle scuole, e vedrete poi perché, perché i colleghi che mi succedono vi faranno vedere i prodotti che noi realizziamo alla fine del progetto, noi chiediamo un impegno molto forte a chi realizza il progetto di documentarli e valutarli, perché dalla documentazione riusciamo a dare una comunicazione che serva, diciamo, che dia conto e dia anche soddisfazione, credo, ai protagonisti, e dall'altra parte una valutazione, perché è importante che comunque quando si fa un lavoro venga valutato e questo possa essere da modello per gli altri. Che cos'è che vediamo, diciamo, da queste schede vostre di valutazione? Che è molto importante, per esempio, l'utilizzo di questi spazi inconsueti, che va bene, quest'anno naturalmente il paesaggio è un grande protagonista, però se io penso alle presentazioni che andiamo a vedere poi a fine progetto e penso, faccio solo l'esempio di Amarti, che è il primo progetto che verrà presentato, dove dei ragazzi di una scuola media di Bologna hanno ripercorso questo spazio che è quello delle collezioni comunali d'arte, che è uno spazio che potrebbe a prima vista sembrare molto elegante, molto distante, e quando io ero lì li vedevo percorrerlo come se fosse il salotto di casa loro. Allora questo è effettivamente per noi un momento di grande emozione, perché capiamo che loro sono veramente vicini al bene culturale quando fanno questo tipo di lavoro. E le collaborazioni attivate sono tantissime e consentono, rispetto al finanziamento che noi diamo, che è di 4.000 euro a progetto, in realtà di avere finanziamenti molto più grandi, perché ci sono tutta la comunità territoriale che si muove anche gratuitamente, esperti che lavorano, altri finanziamenti, genitori e insegnanti che danno tempo prezioso, per cui effettivamente sono progetti che diventano molto, molto ricchi anche in termini economici. E anche i politici molto spesso in questi progetti danno un'investitura a questi ragazzi, l'investitura di avere un ruolo strategico nella promozione culturale. E quindi questo, continuo a dirlo per chi anche, so che ci sono degli assessori qui presenti, è importante per loro, perché effettivamente è un riconoscimento in più che porta nella nostra strada. Le scuole sono tantissime e molte scuole che partecipano, addirittura sono scuole diverse che si mettono insieme in uno stesso progetto, mettendo a disposizione le loro competenze specifiche, per cui voi trovate uno stesso progetto in cui magari una scuola si è occupata dei contenuti, della traduzione, un'altra scuola si è occupata di sviluppare la grafica, un'altra scuola si è occupata di sviluppare il percorso turistico a seconda delle loro competenze, oppure addirittura nella stessa scuola molti insegnanti si mettono insieme per fare sfruttare, cioè per legare discipline diverse. E vabbè, della forte partecipazione attiva ne abbiamo parlato moltissimo, i ragazzi sono gli ideatori, gli attori, i comunicatori di questi progetti e devono rimanere tali perché sono loro i protagonisti. Un elemento di qualità, secondo me, molto importante, che ha anche un controaltare, è la durata del progetto. È chiaro che sono progetti molto lunghi, durano tutto l'anno scolastico, quindi da una parte consentono di attuare modalità di lavoro molto diverse tra loro, cioè i ragazzi lavorano insieme, lavorano in gruppo, lavorano a distanza e nello stesso tempo passare da una modalità, diciamo, di competitiva, come si può dire, una modalità collaborativa. Nelle valutazioni si vede che molti ragazzi anche che fanno fatica a entrare nella didattica più tradizionale, in questi progetti sono molto valorizzati, tanto da dimostrare che, insomma, c'è proprio un aumento dell'autostima, e credo che questo sia una cosa importantissima. Dall'altra parte è chiaro che sono progetti impegnativi, lo sappiamo, e di questo si vede, insomma, dalle valutazioni, che fate fatica, i professori fanno fatica perché devono togliere tempo al programma scolastico, quindi di questo noi ringraziamo davvero
davvero i dirigenti scolastici che in primis sostengono questi progetti. Ringraziamo gli insegnanti, gli operatori culturali che naturalmente con grande passione fanno questo lavoro. Non posso non ringraziare i nostri colleghi, perché questo è un lavoro corale e ci siamo nella copertina del libro, nella prima pagina c'è un colofo lunghissimo, siamo in tantissimi a lavorare attorno a questo progetto, alcuni li vedrete, altri sono nel back office, ma davvero sono tanti. E i nostri partner ovviamente, però il ringraziamento maggiore ovviamente va ai ragazzi, perché grazie davvero al loro entusiasmo e alla loro voglia di fare danno un senso al nostro lavoro, quindi grazie. Ecco, io passerei adesso la parola, magari forse conviene, visto che ho parlato di tutti gli strumenti comunicativi che mettiamo in atto a fine progetto, passerei forse prima la parola a Beatrice Orsini e Vittorio Ferrorelli.